Nonostante io non sia a casa mia, è importante che vi faccia vedere questo video perché il fantacalcio è una cosa sacra. E quindi, senza montaggio purtroppo, ma eccoci qua con l'aggiornamento settimanale per il fantacalcio. Settimana scorsa avevamo chiuso con l'hashtag Operazione Sorpasso perché andando a giocare in casa di Gino Migu, di mio cugino, dovevo assolutamente portare a casa i 3 punti per superarlo in classifica. E sinceramente, oltre che Operazione Sorpasso, si è trattato di Operazione Distruzione perché rigore parato da Skorupski. 4 gol di Parolo, 2 gol di Dzeko, 1 gol di Nestorowski, un assist di Ljajic, un assist di Strootman. Ringrazio Gino Miku e gli ho fatto 6 gol. È finita 1-6, ho avuto un weekend molto sculato, ma è stato un po' il weekend sculato di tutti perché abbiamo visto doppiette, triplette e poker proprio della Madonna. Ho vinto 6-1 e ne sono molto molto contento, mi dispiace per Gino Miku. Che saluto. Diciamo che partita veramente poco da dire. Lui ha avuto, allora, ha avuto sfiga nel culo e culo nella sfiga. Perché? Sfiga perché ha perso, distrutto. Però il suo attacco, questo mi fa ridere, ragazzi, sarebbe potuto essere decisivo se poi io non avessi fatto tutti sti gol. Il suo attacco che ha messo titolare è stato questo: Caglione espulso e Trotta che ha preso 5. In due hanno preso 10. Pensate che i suoi due panchinari attaccanti erano Caprari e Destro. In due hanno preso 2,5, due, hanno sbagliato tutte e due il rigore. Una cosa che penso che non avevo mai visto in vita mia. Ho fatto 98, peccato, magari facevo 100. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, è andata bene. Adesso vado a vedere i risultati che ho messo qui in basso di questa giornata, oltre il mio, perché come sapete io devo fare per forza una scalata per puntare a qualcosa. Quindi JK Plus, Mad Destroyer fanno 2-2, Gladiatore perde in casa di misura contro Daniele Brogna per 1-2, Daniele Brogna continua la sua scalata verso il primato, Peppone blocca in casa la capolista Alfreds per 1-1 e infine Enrico Rivalta, sempre più ultimo in casa, perde 0-3 contro FACT. La nuova classifica recita così: al primo posto abbiamo due giocatori di fantacalcio, una coppia, Alfreds e Daniele Brogna a 40 punti. Di seguito al terzo posto c'è JK Plus a 34 e al quarto ci sono io e FACT a 26, distanziamo 8 punti dal terzo posto. Però se ieri ne distanziavamo 10, oggi ne distanziamo 8, io sono abbastanza fiducioso per poterne distanziare sempre meno. Vi ricordo noi 26, poi c'è Gino Miku a 25, Matt Peppone Gladiatore a 24 e infine l'ultimo, il fanalino Enrico Rivalta a 22. Se da una parte spero comunque di vedere sempre meglio i posti sopra in classifica, dall'altra dico che bisogna anche dare un'occhiata sotto, perché come potete vedere sotto a me in 3 punti ci sono, vabbè, io, FACT, Gino Miku, Matt Peppone e Gladiatore. E in un altro punto c'è anche Enrico Rivalta, il che non è molto molto buono, perché siamo tutti molto attaccati. L'hashtag di questa settimana sarà attacco rapido perché? Perché affronterò JK Plus, il terzo in classifica, e se ieri era a meno 10, se oggi sono a meno 8, qualora dovessi vincere, arriverei a meno 5, e sinceramente mi sembra un buon motivo per portare a casa i 3 punti e per puntare al terzo posto. Affronterò quindi JK Plus e vincere è l'unico obbligo che impongo ai miei giocatori. Detto questo era un breve aggiornamento del fantacalcio di questa settimana. Devo dire, ragazzi, sono stato veramente molto molto culato. Capita, a me di solito no, ma stavolta mi è capitato e quindi non posso che essere contento, sinceramente. E niente, io vi rimando un prossimo video del fantacalcio settimana prossima, sperando di vedermi così felice e contento. E Parolo, 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 grazie, grazie, Parolo.